Buongiorno, lunedì 6 aprile, Corriere dell'Umbria, come sempre in ordine alfabetico per quello che riguarda i giornali della nostra regione, purtroppo non abbiamo il messaggero. Direttore Davide Vecchi, aumentano del 30% le famiglie bisognose. Alla Caritas di Perugia sempre più richieste di aiuto, abbiamo fame, a Terni ogni sera sono 50 le persone che vanno alla messa di San Valentino. Controlli perugini disciplinati, zero multe, poi Pasqua, tutti a casa, niente gite fuori porta, annunciata la stretta sui controlli. Contagi da curva, ha cominciato la discesa, calano anche i decessi, 525, teniamo duro, stiamo a casa perché probabilmente potremmo pensare che il plateau, come si dice in statistica, stia terminando. Paziente positivo al Covid scoperto grazie alla teledialisi. Imprenditore orvietano di 56 anni è stato monitorato a distanza e salvato nonostante soffrisse di patologie pregresse importanti. Molto bene. Foligno, le maglie dei calciatori all'asta per raccogliere i fondi. A Grimaldi che scrive: Latini, sindaco, AST garantisca la massima sicurezza. Terni, Perugia. Saci, premi agli addetti, bonus da 500 euro. Poi lotta Covid, così è cambiato l'ospedale. Andiamo avanti a cercare infermiera di Norcia in missione a Bergamo. Ricambio la solidarietà. Lei si chiama Anna Salvatori, nursina di 50 anni, è tra i primi 52 infermieri selezionati per far parte della task force della protezione civile. Da oggi è in servizio all'ospedale di Bergamo, allestito nel giro di pochissimi giorni dagli alpini. Avete capito bene, dagli alpini, il nostro glorioso corpo degli alpini. Sir Colaci si racconta tutto campo, la nascita di Virginia è scudetto e Champions non si assegneranno. Grifo, Guerri, orgoglioso del settore giovanile, poi Ternana da Vandecchi, donazione a Bergamo, siamo gemellati. Bravo Vandecchi, eh? Bravo, 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 davvero molto. Oh, mentre scorrono le note del jazz, Nazione Umbria, eccolo qua. Messa in chiesa scoppia il caso e di questo abbiamo dato ampiamente conto nel corso della notte quando sono cominciate ad arrivare le notizie, la reazione del sindaco. Vorrei farvi vedere qualche video perché abbiamo messo anche le immagini di questo parroco un po' imprudente, diciamo così, dai, perché mi pare proprio che così sia stato. Ecco, su un Journal, questo è il titolo, questa è la foto, è un frame del video, evidentemente, che adesso provo a mostrarvi. Ok, lo vedete qua, parroco, poi, insomma, ovviamente c'è stata l'immediata reazione della sindaca Francesca Mele, sindaca di Marciano, perché ammetto è una frazione di Marciano, e come vedete, qui nessuna protezione, né guanti, né mascherine, e distanziamento sociale a farsi friggere, insomma, poi si poteva fare. Allora, questo video ovviamente è circolato immediatamente in rete, chi l'aveva postato ha pensato bene di cancellarlo, ma ormai aveva fatto un giro terribile, stava dappertutto. Comunque, insomma, comunione ai fedeli, parroco di Ammeto, era aperta la porta della sacrestia, non potevo cacciarmi. Insomma, clausura invasa dal virus, Assisi 4 contagiate, a Porano muore una suora di 103 anni. La situazione umbra, il Covid fa, Covid-19 fa altre due vittime, ma aumentano i guariti. Sta andando meglio, questa è la verità in Umbria, sta andando meglio. Per cortesia, guardia alta, stiamo buoni. È come se foste su un ring con un avversario temibilissimo che si chiama coronavirus. Fino adesso ha tenuto botta lui, era lui al centro del quadrato, come fosse un campione del mondo di questa perversa e drammatica situazione che sta vivendo il pianeta. Ecco, quando riuscite ad assestare un bel colpo ad un campione del mondo, nel senso cattivo, perché è un campione del mondo cattivo, ok? Questo avrà sempre dalla sua delle armi perché è comunque lui il campione. Quindi potrebbe avere un colpo di coda, potrebbe ritornare a dominare il quadrato. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Abbiamo assestato qualche buon colpo, qualche uppercut, qualche gancio, qualche diretto. È un po' stordito, ma non ci facciamo prendere dalla frenesia,
D'accordo? Niente elmo della vittoria che inebria i deboli. Attenzione. Quindi stiamo a casa. Si vedono, abbiamo pubblicato un virus, devo dire anche divertentissimo, perché si vede Perugino con una panda vecchio modello, rossa, amaranto, granata, sfrecciare e dire una frase irripetibile. Però ci dà la chiave di lettura di come siamo messi, naturalmente, non ne possiamo più degli arresti domiciliari, ma non possiamo fare a meno. Cioè, per carità, stiamo a casa, evitiamo, ecco appunto, anche cose come quelle che sono successe ad Amedeo, perché sono momenti importanti e quei momenti lì sono pericolosissimi. Passo indietro. Qui clausura invasa dal virus, è Erika Pontini che scrive, cui vanno i nostri auguri perché ieri era il suo compleanno. Infermiera della terapia intensiva, la paura la riponiamo nei nostri armadietti. Davvero, davvero abbiamo una squadra nazionale di sanitari, ma ripeto, dai farmacisti fino ai professori universitari che lavorano notte e giorno, passando per chi ogni giorno, operatori USL, barellieri, coloro che conducono, che guidano l'ambulanza, insomma, tutti quanti quelli che lavorano nella sanità stanno dimostrando un grandissimo attaccamento alla loro professione e un grande rispetto per quello che è il giuramento di Ippocrate. Bimbo autistico fermato al parco sull'altalena, caduta in un'area verde cittadina, donna incinta, era lontana da casa, sanzionata. Ecco, no, capite da soli. Note di speranza davanti all'ospedale, Città di Castello, il maestro Battistelli, la musica di Morricone, dedicata a chi è in prima linea nell'emergenza e naturalmente anche a chi è malato. Pagina interna del Corriere dell'Umbria, impossibile negare quell'ultima telefonata. Il racconto di Antonio Gazzerano, medico della rianimazione della Santa Maria della Misericordia, ogni giorno in prima linea nell'emergenza. Domenica tutti a casa, tanti controlli, zero multe. Soddisfatta la comandante della polizia, Nicoletta Capone. Benissimo. E poi attivo da giorni un numero per pensionati e anziani soli, assisi all'incendio di Pieve San Nicolò. Abbiamo pubblicato anche una foto mandataci da un caro amico direttamente su Assisi oggi. Quindi grazie Cosimetti per questo incendio di ieri sera. Corriere Terni, l'AST riprenda nella massima sicurezza. Oggi riparte l'attività produttiva, il sindaco Latini chiede verifiche e controlli su tutti gli interventi a salvaguardia della salute. Poi protezioni, visite mediche e tamponi periodici. Dalla sinistra alla Lega, la politica una volta tanto d'accordo sui rischi della riapertura. Beh, insomma, ci mancherebbe altro. Lite in casa, arrivano i carabinieri e trovano droga e contanti. Intervento dei militari ieri pomeriggio in abitazione di Via Romagna, a Borgo Bovio, dopo una segnalazione telefonica. Questo è Termine, Fabio Toni che scrive, l'apertura qui invece di Carlo Ferrante, qui PG, non so. Nazione Umbria, qui il grafico, ed ecco, altre due vittime, ma i guariti sono 800. Uccisi dal virus un uomo di Foligno, uno di Baschi, poi questa notte, insomma, ce l'ha comunicato Alberto Tomassi della USL2, la morte della suora di 103 anni, oscilla ancora il numero dei tamponi effettuati e dimezzati in 24 ore. La prima paziente di Villa Muzia, Città di Castello, no? In quella struttura di cui si era parlato nei giorni scorsi. Unità mobili nelle città, il progetto non parte, l'accordo, poi al lavoro, squadre di ingegneri. La guerra si combatte creando anche nuovi posti letto. Questa era la nazione di Termini. No, no, eccola qua, la nazione di Termini, scusate. Chiesta già la cassa per 10.000 lavoratori. Questa è proprio Umbria, non Termini, chiedo scusa, ma a volte, come vedete, c'è sia un territorio che l'altro, sia un altro. Tante le domande arrivate dalla regione nei primi 3 giorni disponibili. L'assessore Michele Fioroni sono a oltre 2 milioni di ore, timori della CGIL. Acciaieria bufera sulla riapertura, il prefetto spieghi la sua scelta, intervento del consigliere regionale Paparelli del Partito Democratico, Saci premia i dipendenti con un bonus da 500 euro. Vedete? Amministratore delegato Antonio Campanile, abbiamo sentito la necessità di ringraziare i collaboratori per l'impegno e la dedizione. Chi ha filosofia d'impresa fa questo. L'industria perugina produce detergenti. Il Sole 24, eccoci qua.
Eccoci qua. Ho pronto il nuovo piano liquidità alle imprese. Oggi il decreto legge stop a IVA, ritenute contributi alla stretta sugli appalti, garanzia al 100% sopra 100.000 euro in casi limitati, poi Fraccaro, alleanza Stato-imprese per difendere le filiere, capitale pubblico a tempo per aziende in crisi. E qui bisognerà che si faccia qualche cosa per le partite IVA. Oggi pubblicheremo una lunga intervista con la Presidente nazionale. Curva in calo per i contagi, iniziamo a pensare alla fase 2. Concessioni prorogate al 30 settembre, poi emergenza pubblica amministrazione, scudo contabile amministrativo, alta imprese e negozi, le due strade per rivedere l'affitto, CIG, legge 104, viaggi e rette universitari. Qui c'è la regina d'Inghilterra che ha parlato al paese, sono rarissimi i casi in cui l'ha fatto in questo oltre mezzo secolo di regno. E c'è Boris Johnson che è ventilato in ospedale, lui che voleva fare l'immunità di gregge, guardate un po', purtroppo speriamo che se la cavi. Scuola, tutti ammessi e promossi, fine dell'anno, voti bassi da recuperare nel 2020-2021, maturità, voti bassi da recuperare nel 2020-2021, maturità, licenza media light, le lezioni online obbligatorie ma non nelle vacanze pasquali, il nodo del concorso precario. Questo meriterebbe un approfondimento, vediamo se riusciremo ad intercettare la responsabile dell'ufficio scolastico regionale, la professoressa Antonella Iutti. Attacco al lavoro nero, scoperti 356.000 irregolari. Giustizia, nuovo stop alle udienze dopo la crisi, sarà ingorgo. Ancora il bonus da 600 euro spetta oltre 500.000 professionisti, 56%. Dalle regioni fondi a studi e imprese, la virus economy in 8 svolte. Ma c'è pure la virus economy. App, carte, conti web, l'Italia lascia il contante. Ci sono nuovi sistemi di pagamento che bypassano addirittura la carta di credito. Insomma, andateci coi piedi di piombo, ma andate a verificare. Il Fatto, dicono che i numeri di ieri sono buoni, più bassi dal 19 marzo, ma 4.316 nuovi contagi e 525 morti sono spaventosi. Chi esce senza motivo è responsabile. È giusto quello che dice il Fatto Quotidiano. Anche un solo, noi diciamo questo, e anche un solo morto, anche un solo nuovo contagio sono una sconfitta. Così per ben tre volte ho provato a vendere mascherine all'Italia. Il mediatore le offrì in vano a Protezione Civile e Invitalia. Eccola qua, Ursula von der Leyen. Se ora scarica Roma, l'Europa è nuda davanti alla storia. L'Unione degli egoismi, inchiesta Mediapart sulla partita dell'Unione Europea. Ballo in mascherina, Marco Travaglio. Ancora. Fontana alle case per anziani, prendetevi i malati di Covid. Incredibile delibera regionale l'8 marzo al culmine dei contagi. Storia di Copertina, negozi chiusi, il commercio invoca aiuto, app di Stato per vendere. La RSA che ha salvato i suoi 40 vecchi sigillando tutto a Cremona con l'isolamento dal 10 di febbraio. Avete fatto bene, bravi. Salvini a caccia di voti pasquali. Bonaccini PD parla di Draghi, premier chi non ha nulla da fare, cancellieri 5S sblocca i cantieri e via ai primi lavori in un mese. Gli stadi aperti in Bielorussia, il virus è solo una psicosi. Oh, che bravi, la follia del presidente, basta bere vodka. Eh sì, mi sa che è stata bere troppo. Cronaca di un anniversario finito sotto chiave, purtroppo. Raffaello, la mostra inaugurata poi sospesa. Sapete che coinvolgeva anche Perugia, pieno diritto e pieno titolo. La cattiveria, Fiorello a Salvini, se sei credente puoi pregare anche in bagno, infatti la scorsa settimana era dalla D'Urso. Beh, questa è proprio la cattiveria. Dai, dopo il Fatto la Repubblica, vediamo. La prima cosa bella, si fa il verso, no? Quella famosissima canzone, l'Istituto Superiore di Sanità è iniziata la discesa. Pensare alla fase 2, calma, morti al minimo, calo dei ricoverati, non era mai accaduto. Anche in Toscana mascherine obbligatorie ma gratis.
Pio Albergo Trivulzio di Milano, il sottosegretario alla salute pronti all'ispezione, l'infermiera lì dentro, un incubo. Oh. Ezio Mauro scrive, che cos'è la Repubblica e perché ci attaccano? Italia e Europa costrette a vincere, poi Elisabetta II, come nel 1940, uniti, vinceremo. Ma il premier Boris Johnson viene ricoverato, quello che vi dicevo poco fa. Purtroppo, come dice Burioni, professore virologo, non guarda in faccia a nessuno, è un virus democratico. Questo, altri nomi dei donatori per l'ospedale in Fiera Milano, l'elenco dei benefattori a pagina 10. Va tutto bene, tranne i decessi. La Domenica delle Salme. Mamma mia, c'è questi di libero veramente. La Domenica delle Salme. Grande rivelazione di Conte. Non so quando finisce l'epidemia, intanto state a casa. Borrelli esulta, solo 525 morti, ma in totale sono 15.887. Nessun paese come noi. Dall'Australia una speranza, un farmaco stronca il virus in 48 ore. Sì, ma diamo la notizia quando siamo sicuri, dai, va bene? Finanziare la ricerca, basta lettere tra scienziati, studiate, Vittorio Feltri addirittura, professor Remuzzi. A fine maggio arriveremo a zero contagi. Il governo ci ha svenduto all'Europa, ma quali eurobond? Sì, per via del MES, sapete, no? Che oggi ci dovrebbe essere addirittura la firma zitti zitti chiotto chiotti con tanto di Parlamento chiuso, vedremo, insomma. Io sono convinto che a pagare sarà sempre Pantalone. Il Dem Gualtieri è molliccio come una ricotta, Unione e Premier lo mangiano, così ho rallentato il morbo, ora il piano per riaprire. Luca Zaia racconta 50 giorni in apnea. Va come un treno questo presidente. Palazzo Chigi, oscura notizia. La squadra antibufale è la più grande bufala, azzurra barbuto. Pure. Oh, centinaia di calciatori dovranno trovarsi un lavoro. Serie C, Serie D a rischio fallimento. Laconico, sardonico preambolo. Le parole più sbagliate dagli italiani. Ecco, vabbè. Si leggesse un po' di più, approfittiamo, no? In questo momento. Il tempo dice scambiatevi un segno di pace, sì sì. Il sussurro di Francesco mi viene da ridere perché penso alla messa lì ad Ammeto. Il Papa fa scandalo chiedendo un abbraccio a chi lo vede in TV e gli tolgono pure il microfono. Ci sono le misure di sicurezza, ma norme e decreto dei virologi sono diventate la vera religione. Bergoglio simbolo di libertà, non solo per tutti i cristiani, è la vera bussola del mondo. Scuola paralizzata, ma guai a chi tocca le vacanze. Almeno vi godete un po' sti ragazzini, la ministra. I barboni del Pantheon, senza tetto e senza soldi, ma quanto ci mettono a far uscire la gente. Poi, a Roma ambulanze, Covid allo sbaraglio. La denuncia degli operatori Ares 118, guanti, contatti e mascherine finte. Sciacalli in azione, raccolte fondi con truffa per gli ospedali della capitale. Occhio, perché avrete visto che c'è stato un florilegio di tutti questi con pseudo associazioni, pseudo ollus. Fate attenzione, se volete essere utili, documentatevi prima di dare soldi. Ciampino prepara il caffè e fa rumore, il fratello lo uccide a coltellate. Parla dei magistris, il governo dia risposte o ci penserà la criminalità. Siamo a Napoli, va bene qui, vediamo cos'altro c'è. Possiamo passare al prossimo giornale che non trovo. Eccolo qua, la Nazione Nazionale, poi abbiamo la Stampa. Eccola qua, il discorso della regina. Insomma, non accadeva da tanto tempo. Dice, parla al paese per la quarta volta in 68 anni di regno. Autodisciplina e fratellanza. Uniti vinceremo noi, vinceremo, cara regina, però come lei sa il suo primo ministro Boris Johnson, quello che voleva fare l'immunità di gregge, è in ospedale in ventilazione assistita. Non risparmia nessuno, inizia la discesa presto la fase 2, è qui con calma, vorrei tanto essere così entusiasta. Calano i morti, aumentano i guariti, per la prima volta la protezione civile apre alla revisione dei limiti. La Toscana segue la Lombardia, mascherine obbligatorie ma gratis. Piano per la scuola online in caso di virus a settembre.
estate in bilico, rischio 1 miliardo, l'allarme della Versilia, emergenza RSA, residenze sanitarie assistite, piano speciale per salvare gli anziani. Nella nuova era torna la voglia di competenza, poi bonus, spesa per 7.000 famiglie, richieste online oggi al via, assembramenti fioccano, controlli e contravvenzioni a Firenze. Betori, Dio ha il volto dei, nuovi, dei nostri malati. Ancora, guardate, Gatto Meo, Mocca e 500, grande design in pillole. Ecco il Papa, chiese chiuse a Pasqua, le ragioni del sì e del no. E poi la stampa di, poi vi ricordo ancora che potete vedervi quella cosa, quel parroco di Ammeto che celebra e se ne infischia di quelle che sono le regole. E quindi andiamo avanti, il governo carica il bazooka, fondi antivirus garantiti al 100%, 200 miliardi di euro per le imprese e 200 all'export, per le grandi aziende entra in gioco SACE. Poi qui vedete la Domenica delle Palme, perde l'ulivo benedetto, vedete la distanza, come fanno, magari qui forse le mascherine non sarebbero sbagliate, aiuti Unione Europea senza troica e austerità, dopo l'emergenza Padoan chi esporta riparta per primo, giusto, vero? Scuola obbligatoria, la didattica a distanza, il virologo in spiaggia ma con il volto coperto, quindi avremo tutte il corpo abbronzato e il segno della mascherina sulla faccia e dei guanti. Il sociologo, temo le vecchie abitudini, una missione militare col vessillo europeo per arginare Covid, 3 strade davanti all'Italia, lo Stato aiuti le famiglie, ci penserà la mafia, qui ancora quello che ha detto, no? Il sindaco di Napoli, De Magistris, le nostre vite nascoste dietro ad una maschera. E vabbè, insomma, questo è l'ultimo giornale di cui disponiamo, che lunedì sono un po' di meno. Grazie a tutti, buona giornata da Umbria Journal TV, da Rete Sole, ciao da Marcello e proteggetevi, ciao!